Suonare il pianoforte è ispirazione. Il pianoforte è il mio sogno e con Simone si suonare il pianoforte realizzare. Mi aiuta a vedere i colori soltanto premendo dei semplici tasti in bianco e nero. Incredibile. Suonare il pianoforte mi regala delle emozioni uniche e mi fa star bene. Suonare il pianoforte è fantastico. Eccoci, ti do il benvenuto all'interno di questa nuova lezione di come leggere le note musicali. Oggi andremo ovviamente avanti, faremo un ulteriore passetto. Qual è il punto di questa lezione? Arrivato a questo punto tu dovresti trovarti più o meno nella situazione di dire: Simo, a me è chiaro mi, sol, si, re, fa. Sono chiare le lezioni precedenti: pentagramma, chiave di violino, note sulle linee, mi, sol, si, re, fa. Più o meno le sto imparando a memoria, ancora un po' a fatica, ma da qui a riconoscerle velocemente sul pentagramma ce ne vuole, ce ne passa di tempo. Ecco, per aumentare drasticamente la velocità, per moltiplicarla per 2, per 3, per 5, per 10, hai bisogno solo di fare esercizio e magari anche un esercizio intelligente, un esercizio che è presente all'interno del libro che sto promuovendo, come leggere note musicali, che trovi in descrizione se ti fa piacere acquistarlo. È un sistema basato sul cronometro. Allora, noi ora cosa faremo? Troverai tutte note uguali, ok? Cioè non dovrai andare a tempo, dovrai leggere le note il più velocemente possibile. Quindi non stiamo facendo il solfeggio, stiamo facendo la lettura note. Questa cosa me l'ha ispirata un altro libro di lettura note, che è di un mio carissimo amico e collega Cristian Salerno, che saluto. E anche lui ha pubblicato tempo fa, molto prima di me, un libro sulla lettura delle note. Io ho implementato questa cosa del cronometro perché ho visto che di questa cosa di andare a tempo, ora te lo spiego, dammi un attimo, perché ho visto che con alcuni studenti, no, anzi in realtà con tutti gli studenti funzionava, motivava, generava quella pressione però positiva che ti gasa, insomma quell'adrenalina, ecco. Ora ti spiego in cosa consiste. Allora tu devi, qui ho messo la modalità aereo, no, fammi mettere la modalità aereo altrimenti suona, perché mi serve il telefono per fartelo vedere. Allora andiamo con ordine. Dobbiamo leggere le note il più velocemente possibile, quindi non devi andare a tempo, non devi contare 4 movimenti, 2 movimenti, 1 movimento. Non è questo l'obiettivo del nostro esercizio. Ora il nostro obiettivo è leggere le note il più velocemente possibile. Come facciamo a capire se nel secondo tentativo siamo stati più bravi, se stiamo migliorando, qual è la direzione che stiamo prendendo? Come facciamo a capirla? Con l'esercizio del cronometro. Guarda, tu ora hai qui come al solito lo schermo. Questo è un esercizio preso proprio dal libro, ti sto facendo vedere il PDF del libro che sto promuovendo, come leggere le note musicali. Questo è l'esercizio proprio numero uno, basato solo sulle note, sulle linee, ok? Mi, sol, si, re, fa. Benissimo. Ora, al termine dell'esercizio, quindi alla fine della pagina, come vedi c'è scritto principiante minore ad 1 minuto e mezzo. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che dal momento che parti, vediamo se qui posso mettere la penna, certo che posso. Dal momento che parti, che dici la prima nota, fino ad arrivare all'ultima nota, devi impiegare meno di 1 minuto e 30 secondi per essere ritenuto un principiante. Se ci metti 1 minuto e 40 secondi non rientri nella categoria principiante, ma ci devi arrivare con l'esercizio. Ma ci arriverai, ce la farai sicuramente, non ti preoccupare. Rientrerai in questa categoria. Quindi, se addirittura ci metti meno di 1 minuto, quindi dal minuto in giù, dai 59 secondi più, vabbè dai, facciamo dal minuto in giù, rientri nella categoria intermedio e se impieghi meno di 30 secondi dalla prima all'ultima nota, rientri nella categoria esperto, ok? Ecco, quindi vediamo ora di fare insieme questo esercizio. Io ti metterò, ora non riusciremo a farlo bene perché tu ora non hai il foglio avanti, perché ora come funziona il tempo? Fammi dare quest'altro appunto. Molto semplicemente, prendi il cronometro, ora non si vede perché forse la luminosità è alta. Prendi il cronometro del tuo, dai, non facciamo togliere la fotocamera a fuoco, altrimenti non la mette più. Prendi il cronometro con il tuo telefono, metti a via, inizia a leggere le note, ti faccio proprio un esempio reale. Quindi metto a via, mi, sol, si, re, fa, qua ci sono anche scritte, il cronometro è partito, si, si, re, re, fa, fa, continua a leggere, non ti voglio far perdere tempo, arrivi alla fine, si, sol, mi, sol, si, sol, stop, fermi,
E vedi quanto tempo è impiegato. Ora qui c'è scritto 18 secondi, non è un dato attendibile ovviamente perché ho saltato, ho parlato, ho fatto tutto a caso. E hai fatto 18, facciamo che tu la prima volta che proverai, facciamo un caso realistico, la prima volta che proverai a fare questo esercizio potresti impiegare, facciamo un minuto e 20 secondi. Ok, quindi la prima volta che tu lo fai impieghi 1 minuto e 20 secondi. Ti garantisco che se già provi una seconda volta, probabilmente migliorerai tantissimo, magari scendi ad 1 minuto. Quindi tu segnateli i tuoi progressi. Ci hai messo, hai impiegato 1 minuto e 20, scrivitelo. Dici ok, questo è quello che io ho raggiunto ora. Ora mi devo spingere oltre. Fai il secondo tentativo. Bene, ci ho messo 1 minuto, te lo segni. Il terzo tentativo ti blocchi da qualche parte, ti inceppi, quindi magari ci metti 1 minuto e 10 secondi. Hai fatto un passetto indietro, segnalo, va bene. Segna i tuoi progressi, poi fai un quarto tentativo, ci metti 50 secondi. Bene, continua fino ad arrivare alla categoria esperto, perché se tu riesci a fare questa cosa, migliorerai davvero tantissimo in pochissimo tempo. Basta metterti 5 minuti che davvero la tua lettura si moltiplica. Poi, ora, cosa stavo dicendo? Che ora tramite il video ovviamente è difficile fare questa cosa, perché capirai bene che non posso andare insieme a te, non so tu a che velocità vai, quindi potrei scorrere e provare a intuire più o meno tu a che velocità vai, però ovviamente è poco pratica come cosa, quindi se ti fa realmente piacere puoi acquistare il libro e sfruttare da lì l'esercizio. Ora proviamo a farlo insieme lì dove è possibile, ovviamente facciamo in questo modo: io provo a scorrerlo lentamente, ok? Proviamo a seguire proprio gli step. Questa è improvvisata, non avevo in mente di fare questa cosa. Facciamo così. Al mio via fai partire il timer, quindi metti in pausa il video, prendi il timer del tuo telefono e preparalo, ok? Appena io ti do il via, tu avvii e inizi a leggere le note che ci sono scritte, ok? Le leggi, io proverò a scorrere un po' così che tu possa avere il tempo di leggerle e vediamo quanto tempo impieghi. Io scorrerò lentamente, se tu sarai rapido mi dispiace, al massimo ecco dal libro potrai andare al tempo che vuoi, al tempo che preferisci perché tu avrai tutto l'esercizio avanti e te lo potrai leggere. Ok? Benissimo. Allora, proviamo a fare questa cosa. Stavo pensando anche a un'altra soluzione, lo sai, di metterti a schermo tutto l'esercizio così che tu possa leggerlo. Facciamo in questo modo, devo ricordare di farlo. Ti metterò qui a tutto schermo l'esercizio, ok? Tu metti in pausa il video e fai l'esercizio. Fai avvia timer, vedi quanto tempo impieghi e me lo fai sapere nei commenti. Scrivilo nei commenti quanto tempo impieghi. Davvero sarà divertente, sarà interessante vedere tutte le persone che stanno iniziando, che impiegano più o meno tutte lo stesso tempo, perché già te lo posso dire che impiegherai tra il minuto e il minuto e 40, 1 minuto e 40 secondi, ok? Quindi ti metterò qui l'esercizio a tutto schermo, sperando che non lo dimentico. Metti in pausa il video, avvii il timer e te lo leggi dall'inizio alla fine, un paio di volte, fatelo 2-3 volte, ok? Poi, se vorrai esercitarti molto di più, ci sono, vedi come vedi dal libro, esercizio 2, esercizio 3, che sono gradualmente sempre più difficili, ok? Quindi il libro è costruito in maniera progressiva, graduale, non casuale, ovviamente. Quindi vedi, qui abbiamo aggiunto una nota e vabbè, così via. Quindi è inutile che te lo scorro tutto perché poi più avanti le vedremo certe cose, determinate cose. Bene, fammi sapere, mi raccomando, ti lascio qui l'esercizio a schermo. Fammi sapere come va. Mi fai sapere nei commenti il tempo, mi fai sapere se qualcosa non ti è chiaro e se ti posso aiutare in qualche modo. Ti ricordo che se vuoi la massima comodità puoi avere il libro nelle tue mani e quindi leggerti l'esercizio al tempo che vuoi tu, te lo scorri, eccetera. È un bel mattone questo con tutte le spiegazioni. Sono davvero fiero e orgoglioso di questo libro, di come è uno dei migliori che ho pubblicato. Davvero, ne sono straorgoglioso e le recensioni su Amazon mi stanno dando un sacco di soddisfazioni. Quindi fammi sapere come ti trovi, ci vediamo nella prossima lezione, a presto!